Piuttosto che pensare al capitalismo distruttivo, preferisco pensare alla distruzione creativa di Schumpeter. E credo che siamo alle soglie di un'era di distruzione creativa dovuta al passaggio dalle energie fossili alle energie rinnovabili. E con le energie fossili noi abbiamo sprecato moltissima energia per riscaldarci, per muoverci e adesso anche per comunicare. E credo che nell'era delle energie rinnovabili invece le risparmieremo anzitutto e poi le produrremo con il sole, con il vento, con il mare. E naturalmente tutto ciò che usiamo oggi per produrre l'energia nella maniera vecchia dovrà essere distrutto e tutto ciò che ci serve per creare e utilizzare l'energia in maniera nuova dovrà essere appena creato e quindi sarà un periodo di bella creatività. Bene, una o due, tre, quante vuole parole che secondo lei definiscono il futuro? Secondo me il futuro può essere definito oggi con due parole fondamentali, una è cambiamento e l'altra è innovazione. Il cambiamento è necessario per affrontare la rivoluzione energetica, ma anche per affrontare la globalizzazione con i suoi aspetti più profondi, che sono quelli della immigrazione. L'innovazione sarà quella che ci aiuterà a individuare nuove modalità per produrre energia, per realizzare i prodotti, quindi con nuovi processi, per realizzare nuovi prodotti veri e propri e anche per organizzare sia le organizzazioni, quindi le imprese, ma non solo, la pubblica amministrazione in maniera diversa e perché no forse anche la democrazia. Dobbiamo chiederci se la democrazia rappresentativa sia ancora la forma migliore in un'epoca in cui siamo tutti connessi tramite internet. Forse forme di democrazia più partecipata dovrebbero essere sviluppate.